Buongiorno a tutti, io sono Sean Altamura, questo è Salt, il canale che tratta di sport e altri argomenti interessanti. Oggi ci sarà una 10 km di corsa su strada nella piccola città di Nocera. È una 10 km piatta, abbastanza veloce, sebbene il percorso sia stato accorciato di 100 metri, quindi ufficialmente 9 km 900 metri, credo per evitare il pagamento di qualche tassa FIDAL in più. Qui abbiamo il municipio di Nocera, quindi siamo in una delle piazze più importanti. Alle mie spalle vedete l'esercito, la gara sarà anche una tappa di un trofeo interforze e i soldati stanno affinando una delle più grandi abilità degli italiani in battaglia, cioè l'abilità della fuga. Ci vediamo dopo la gara con Mario Filippo della Paulera, aspettative di gara ridotte oggi perché c'è una grave ferita al piede. Mario corre sulla spiaggia e quindi si è bucato un piede e non sappiamo cosa ci aspetta, ma questi sono i regali della sirena Partenope. Certo, no, ma poi chi sogna, non deve mettere in conto queste cose. Mentre Alex oggi parte con il pettorale numero 16, il suo obiettivo è arrivare almeno 15esimo, quindi recuperare una posizione rispetto al pettorale. Certo, è sempre meglio. Però stai attento perché ci sono gli amici dell'esercito italiano che sono esperti in fughe e quindi potrebbero rubarti delle posizioni. Siamo esperti in fughe di gas. Tutti quanti si stanno scaldando per la gara, ormai la trasformazione psicologica è avvenuta dentro di noi. Da persone normali ci siamo trasformati in atleti grintosi, ben svegli, pronti a dare il massimo. Quindi ci vedremo dopo la gara e vi faremo sapere l'esito della gara e le nostre impressioni. Oggi Raffaele ha superato se stesso, quanto ci hai messo? 38 e 38. Perfetto, cifra tonda. Un sempreverde Raffaele tornato in formissima. Dopo tanti anni. Ci siamo ripresi. Vediamo se salirai sul palco. Tanti duri, arrivati a 55. Un dottore al ristoro, per favore. Assistenza sanitaria al ristoro. Forza ragazze. L'ultimo atleta a scendere sotto l'ora. Pasquale Iapicco è il primo nocerino all'arrivo. Grande onore, grande premiazione per lui. La prima donna di Nocera, Paola Faggiano. Martina Modio. Dove 30 per Martina al traguardo. Il premio di Martina, grande gara per lei, è bellissimo trofeo. Massimiliano Fiorillo in terza posizione. Iannone era il favorito e infatti ha vinto. È stato in testa Giulio Iannone. Posizione per lui Karim Sarekas, la mare di sabbia c'è con il talento di Karim. E poi il vincitore di sempre e più di sempre, Giulio Iannone. Questo è un premio per la prima delle forze armate, un carabiniere, Fabiola. Di Maio come vigile urbano è fortissimo, ce l'ha fatta in quarta posizione delle forze armate. Lui vi correrà dietro se parcheggiate male la macchina. Siamo qui con il vincitore della gara, Egidio Iannone. E come è andata questa gara? Abbiamo saputo che l'hai dominata dall'inizio alla fine. È stato facile, è stato difficile? Sì, una bella gara. È la prima volta che partecipavo su questo nuovo percorso delle due nocere. Diciamo, sono stato in gruppo i primi 2-3 km, poi ho accelerato un po' fino al 7-8 km e poi mi sono mantenuto quella distanza e ho vinto la gara tranquillamente comunque. Qual è stata la tua media? Mi sembra 3.13 ho corso, 3.13, 3.14. È un passo facile o difficile per te? Sì, in questo periodo sto abbastanza bene, diciamo ho corso a ritmo medio come corro anche in allenamento. Ok, quindi tutto liscio. Sì, tutto bene, quel che finisce bene. Vogliamo regalare un consiglio, diciamo, ai podisti che magari ci seguono?
un solo allenamento che tu ritieni determinante per darti quel qualcosa in più, quel brio per vincere o per avere la forza di scattare anche sul traguardo? Ma secondo me sta tutto nella costanza. Uno, diciamo, io, è raro che salto un giorno, ogni tanto è difficile che mi alleno tutti i giorni, però saltando un giorno è un po' dura. Quindi quanti allenamenti a settimana? 6 sicuramente, poi a volte anche 7 capita. Ok, ok, quindi massima costanza se volete che i risultati e lo sforzo paghino. Sì, prima o poi il lavoro paga sempre. Grazie mille. Grazie a voi. Ragazzi, questo è tutto dalla gara, ma prima di lasciarvi una considerazione finale importante. La gara è costata soltanto 4 euro, quindi la metà rispetto al prezzo delle gare che si fanno ultimamente, e la metà dell'incasso della gara sarà devoluta in beneficenza. Quindi un plauso all'organizzazione che è riuscita veramente in qualche cosa di speciale. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video per piacere iscrivetevi al canale.